Ciao, benvenuti ad ISE 2018, benvenuti a tutti quanti i lettori di Connessioni, sono Nicola Michali di LG. Com'è strutturato lo stand quest'anno? Beh, all'insegna sicuramente della user experience con OLED Canyon Attraction e poi sicuramente all'insegna del retail. Retail declinato con OLED, declinato con video wall e declinato anche con display ad alta luminosità. Tutto questo senza ovviamente tralasciare la parte educational, con parecchie soluzioni touch, sia interattive ma soprattutto anche smart, con la possibilità di condividere contenuti. E in chiusura anche LED wall e il nuovo film LED con la versione con LED colorati. Alle mie spalle l'ultima versione di OLED Transparent, quindi l'eccellenza per comunicare nel retail del lusso, display da 55 pollici, Full HD con un grado di trasparenza pari al 40%. Beh, sicuramente l'OLED, non solo quello transparent, ma anche tutti quanti gli altri OLED sono pensati per essere, ripeto, utilizzati nel mondo retail del lusso. Questo in particolare, beh, lo vediamo in una gioielleria, ma anche, ripeto, in un negozio qui esposto con delle calzature o altri oggetti che richiamano sempre la fascia premium del retail. E poi questo insomma si sposa con tutte quante le altre, gli altri display OLED che sono stati già introdotti nel mercato durante il corso dello scorso anno, ma anche di recente con OLED in Glass, in cui gli schermi sono stati posti all'interno di un'elegantissima cornice di vetro. Parliamo di OLED bifacciali, anche l'OLED wallpaper, spesso poco meno di 3 mm, e anche l'OLED OLED video wall, sia disponibili in tagli da 55 che da 65 pollici. Ovviamente non dimentichiamo qual è la struttura più bella realizzata di ISE, con ben 60 schermi OLED. Qual è l'applicativo per questa tipologia di OLED, che si chiama OpenFrame? L'utente finale ha la possibilità di scegliere, vabbè, la tipologia di installazione sicuramente può essere sia orizzontale che verticale, ma soprattutto il grado di curvatura, che può essere sia concava che convessa. E oggi qui insomma troviamo la migliore espressione, con ben 60 display che mostrano le attrazioni con dei filmati estratti dal Canyon. Sicuramente proseguiamo ad investire con OLED, questo è un po' un qualcosa che proviene dal mercato consumer, con i display che sono dotati di sintonizzatore TV, quindi che abitualmente utilizziamo per guardare la TV, e quindi LG prosegue in questo investimento, e il Transparent è l'ultima, diciamo, versione che viene presentata quest'anno durante ad ISE. Oltre a retail declinato nel mondo del lusso e anche educational, importante sottolineare lo sforzo di LG anche a livello di tecnologia con soluzioni video wall. Alle mie spalle l'ultimo arrivato, un 55 pollici con uno spessore di appena 0,6 mm, quindi 1,2 mm con bordi affiancati, e soluzioni ad hoc pensate per il mondo del transportation, sia ad alta luminosità ma soprattutto anche di forma, con display ultra stretch, i display allungati con dimensione da 86 e 88 pollici. Parlavamo prima di ultra stretch. Alle mie spalle l'applicazione in ambito transportation, sia 86 che 88 pollici. Ovviamente questo è uno schermo estremamente versatile, perché oltre ad essere installabile verticalmente che orizzontalmente, è estremamente versatile perché si può installare anche per applicazioni di utilizzo retail e quindi visualizzare contenuti sia di natura informativa ma combinare allo stesso tempo anche puro advertising. Quindi infatti apre in ambito di digital signage un nuovo scenario anche a livello di business model.